anche il Roseto al Palaruggi di Imola. L'Andreacosta vince la nona consecutiva tra le mura del Ruggi e si impone per 84-73 sugli ospiti. Il primo quarto, aperto da un canestro di Oghide, è sostanzialmente in equilibrio. Le due squadre inizialmente faticano a trovare il canestro, ci sono tanti errori da entrambe le parti. Poi le due squadre si scaldano, iniziano a trovare la via del canestro. Roseto cerca sempre di correre in contropiede per impedire a Imola di riposizionare la propria difesa. L'Andreacosta però trova un Wilson in grandissimo spolvero, segna addirittura 13 punti nel solo primo quarto, che consegnano il parziale ai padroni di casa sul punteggio di 25-16. Inizialmente nel secondo quarto Imola sembra poter mantenere il proprio vantaggio e condurre l'incontro, ma nella seconda parte della frazione cambia completamente l'atteggiamento dei padroni di casa, che appaiono molto più svogliati e meno intensi su ogni pallone, mentre Roseto ne approfitta per riportarsi sotto, accorciare e arrivare addirittura a segnare il canestro del più 3 con la tripla di Carlino. La tripla di Alviti ridà fiato ai padroni di casa e riporta il punteggio in parità sul 39-39, punteggio con il quale si va negli spogliatoi. La squadra di Toscavina esce dagli spogliatoi con tutt'altro atteggiamento, piazza subito un parziale di 8-0 con cui allunga sugli ospiti. È Carlino per Roseto che prova a riaccorciare, ma Imola riesce a mettere a segno ben 7 tripli solo in questo quarto, che permettono di portarsi sulla doppia cifra di vantaggio sul più 14 al termine del terzo quarto. Negli ultimi 10 minuti sono sempre Carlino e Oghide per gli ospiti che provano a rimettere i loro in gioco, ma questa volta l'Andreacosta, con 3 del secondo quarto, riesce a mantenere un atteggiamento più intenso e riesce a rimanere sempre a distanza di sicurezza. L'incontro si conclude sul più 11 con l'Andreacosta che vince 84-73, firmando quindi la nona vittoria consecutiva in casa. Da segnalare per Imola l'ottima prestazione di Jeremiah Wilson, che mette a segno 17 punti con 16 rimbalzi e ben 4 assist, mentre per gli ospiti invece è partita da 28 punti, 5 rimbalzi e 2 assist per Matt Carlino. Complimenti a Imola, perché si è dimostrata la squadra molto forte che avevamo scautizzato. Noi abbiamo provato a fare il nostro dopo un inizio un po' difficile dal punto di vista difensivo. Siamo riusciti a andare a riposo pari, poi purtroppo il terzo quarto l'abbiamo. Siamo rimasti negli spogliatoi, più che altro abbiamo smesso di giocare insieme da squadra in attacco e smesso di difendere con l'intensità che avevamo usato nei primi due quarti. E purtroppo quel parziale di meno 14 ha segnato la partita, perché poi era difficile rientrare nel quarto su un campo come questo. Quindi dobbiamo imparare a gestire i palloni importanti come quelli dell'inizio del terzo quarto. Dobbiamo capire che non dobbiamo smettere di giocare di squadra, non dobbiamo rifugiarci in soluzioni individuali, perché non ne abbiamo il talento. Dobbiamo giocare insieme tutti per 40 minuti, in attacco e in difesa. Come quasi sempre stiamo facendo, soprattutto nella partita casalinga. Purtroppo se abbiamo questi blackout ci esponiamo a break importanti come quello che abbiamo preso in terzo. Palle perse, sono 19, 19. Sì, come palle perse, degli attacchi, come detto, il secondo tempo è scesa, perché nel momento in cui smetti di giocare insieme forzi magari una palla persa, affretti un tiro e questo non deve succedere, ripeto, anche perché da lì dobbiamo prendere la forza per poi difendere, come avevamo fatto per esempio in parte nel primo e nel secondo quarto, ma anche direi nel quarto. Dobbiamo essere più continui sui 40 minuti, perché in trasferta nessuno ti regala nulla, anche in casa veramente, e noi abbiamo bisogno di vincere una partita in trasferta oltre a pescare qualche altra partita in casa per raggiungere il nostro obiettivo. Sì.
Sì, è stata una partita non facile dal punto di vista emotivo, ovviamente. Nei quarti dispari, grande approccio, grande intensità, nel secondo quarto meno. Onestamente, una partita anche strana, mi sembrava tutto molto. Voglio dire le cose che poi. Però non mi sembravamo giocasse una partita anche amichevole in certi frangenti, anche come contesto, probabilmente non abbiamo fatto scaldare a dovere le persone, ma in generale mi sembrava una partita dove noi l'avevamo approcciata bene, poi siamo spenti un po', e con noi un po' anche tutto il contesto. Invece nel terzo quarto ripartiti direi anche molto bene con le cose che dovevamo fare, che abbiamo fatto all'inizio della partita, che abbiamo un po' perso nel secondo quarto. Non è banale mai una vittoria, non è banale una vittoria contro una squadra che ha certamente un obiettivo importante loro da raggiungere e che era considerata all'inizio dell'anno nel lotto dove eravamo anche noi, per cui ne parlavo prima anche con Giampiero Domenicali. Noi non dobbiamo dimenticare dove siamo partiti, dico noi tutti, e quindi questa è una grande vittoria. Siamo lì, i matematici ci diranno quanto manca la salvezza. Io penso a preparare in queste due settimane dove noi non ci riposeremo, penso a preparare la partita con Verona, perché saranno ovviamente una serie di partite, anche come mezzi scontri diretti per ordine di classifica, da giocare con l'intensità che abbiamo giocato ad esempio a Bologna e che abbiamo giocato la maggior parte delle partite fino a qua. È significativo il commento del coach avversario, con i complimenti. Non l'ho sentito, lo ringrazio, gli faccio anche un grande in bocca al lupo. Lui sa quanto anche sono vicino alla realtà rosettana e devo fargli un grandissimo in bocca al lupo. Penso che Roseto, oltre alla vittoria di Bergamo, e ha fatto vedere anche Piacenza, è andata vicino a vincere, ha dimostrato di essere una squadra viva. Anche questa sera, appena abbiamo mollato nel secondo quarto, è riuscita a fare il break e posso che fargli un grandissimo in bocca al lupo. Che quando parli di salvezza faccio, no, il quello che si vuole nascondere, non me ne frega niente, cioè a me non mi importa, cioè non mi importa i punti, non me ne frega niente. Io ho finito adesso una riunione con un giocatore, a me importa che i giocatori migliorino, a me importa che i giocatori facciano le prestazioni tutti al 100% e mi importa che martedì ci sia un grande allenamento, un amichevole che sia. Questo è quello che mi importa, non voglio parlare, cioè siete bravissimi voi a farlo, ok? Come ho detto, non vincerete il premio Pulitzer se diciamo che vinciamo più in casa che fuori, la stessa cosa fare dei discorsi, delle tabelle, e certo, vi la lascio fare voi, cioè non voglio commentarle io, Luca, non è una questione di. Io voglio parlare di pick and roll, difesa su pick and roll, difesa zona, difesa uomo, questo è quello che mi interessa. E vorrei che anche i miei giocatori, e lo fanno, pensassero a questo. Perché è l'unica cosa che una squadra che ha quasi raggiunto il proprio obiettivo, ho detto matematico, può pensare per cercare di continuare a divertirsi. Questo è. E mi auguro che anche chi viene a vedere le partite si diverta, si sostenga e non dia per scontato una vittoria con Orzinuovi o con Roseto, che all'inizio dell'anno erano squadre che erano considerate nel nostro stesso lotto.